meritando. Poi la pioggia ha determinato un ulteriore rallentamento in quello che poteva essere l'humus che doveva spingere le persone a venire qua. Intanto grazie, sono convinto e sono sereno nel comunicarvi che in realtà il vostro tempo non sarà andato a male, nel senso che in questo momento avete una persona che sta facendo un solenne giuramento, quindi quelli seri, non quelli fatti spesso per ammaliare la gente. Un solenne giuramento che va nella direzione di pigliare un impegno serio, certo, concreto per il bene di questa città, perché penso che ne abbia proprio bisogno. Qualche minuto fa qualcuno mi chiedeva perché Beppe ha deciso di fare questa cosa. Io, perdonate, ci tengo i cellulari perché sennò non mi fanno parlare più. Perché purtroppo la nostra città per troppo tempo ha avuto gente che ha deciso di fare politica sempre part time e con scarsa e poca dedizione all'impegno che i cittadini gli assegnavano di fare. Non che fossero delle cattive persone, solamente lungi da me, però ritengo che amministrare un paese sia soprattutto un impegno morale, un impegno materiale da dedicare quotidianamente alla gente, perché la gente, al di là delle legittime aspettative di ognuno, ha bisogno di quotidianità, ha bisogno di servizi, ha bisogno di una città pulita, ha bisogno di una persona che si piglia le decisioni ogni giorno sul da farsi nel bene e nel male. Uno che dice lì, uno che dice mo vediamo, uno che dice vediamoci dopo domani, probabilmente non sa o non vuole pigliarsi le responsabilità che il caso impone. Io dicevo poco fa, in realtà Montecorvino Rovella sta attraversando una causa e un momento di declino dalla fine degli anni Ottanta, quando amministratori come me, ahimè, decisero la separazione con Bellizzi, perché da lì inizia la nostra storia tutta negativa. Noi avevamo un glorioso e grande comune che oggi, se fosse stato ancora insieme, avevamo un bacino di oltre 23-24 mila abitanti. Oggi invece siamo la metà perché per accordi non troppo, che io oggi col segno di poi, ma già allora ero uno di quelli che non ha votato per giunta al famoso referendum che ci ha visto separati, oggi molti si sono ricreduti e hanno forse capito che tutto sommato potevamo fare dei correttivi a una politica protezionistica a favore di Montecorvino, aprendoci una città come Bellizzi che era all'avanguardia e stava crescendo. Oggi